Eccoci ancora qui su Skyrim, dunque, subito come un drago le calcagna. Allora, ho venduto tutto quello che c'era da vendere, ho livellato, grazie a Torpir ho preso lezioni di alterazione, ho speso un sacco di soldi, prova bene. E quindi, allora, andrei avanti ad aumentare la forgiatura. Dov'è? Ho fatto il giro al contrario, ecco qui. Per la forgiatura del vetro serve 70, quindi poi dovremo fare un po' di pugnali. Allora andiamo avanti ad esplorare il Reach. Dunque qui dobbiamo stare attenti perché siamo in zona Markarth. Ecco, vediamo questo mulino, questa specie di fattoria. Allora, potrei anche andare a cercare le pietre del potere. Vabbè, andiamoci, dove sono? Forse al di là della montagna. Vediamo cosa c'è più vicino. Fattoria e la miniera. Vediamo se ci attaccano a vista oppure... Fattoria Salvius, vediamo un po' cosa c'è. Ok, muri invisibili. Cosa sta succedendo? Ehi là. Mio figlio Leontius vive a Roldan Vecchia. Maledetto coglione. Esatto, la vecchia locanda meridionale. Sciocco non si degna neanche di venirmi a trovare. Cosa dovrei fare se i draghi dovessero bruciare la A vista proprio. Madonna. Aggiunta perché fanno gli infami questi signori? Quell'incantesimo sembra per... Esatto. Sei un viandante, giusto? Ho questa lettera per lui. Bene. Fatti dare una mancia da quello zuccone. Bene. Una Va bene, missioncina in allora. più. Se ti entro in casa ti incazzi, vabbè, tanto ormai qua abbiamo una reputazione che fa pietà, giusto per cercare le pietre Barenzia, perché potrebbero essere ovunque. No, questo qua è un poveraccio, non c'è niente. Allora, diamo un'occhiata qui in miniera. Abbiamo tutti i contri, sono andati. No, ma non voglio farvi del male voi. Entriamo in tutte le case e vediamo un po'. Cosa c'è e cosa non c'è, perché appunto io voglio trovare tutte le pietre di Barenzia e potrebbero essere ovunque e vorrei farlo senza andare a vedere guide su internet o cose del genere. Qui non c'è niente. Andiamo a vedere anche le altre case. Baracche del minatore. Conviene fare attenzione con quella magia, se ci tieni alla pelle.
È il tuo orco. Sembra pericoloso. Fai attenzione con quella magia se ci tieni alla pelle. Lo ero. I rinnegati sono giunti la notte e hanno ucciso tutti. Gatt e io siamo gli unici superstiti. Spero che Skaggy avverta lo Jarl e che vengano presi i provvedimenti. Te ne sarei grato. Col Skegger è la mia casa. Ma se fossi in te non andrei lì. C'è un intero gruppo armato di asce e di mezzi magici. Non avresti alcuna possibilità. Ma questo è tutto l'idea. Va bene allora. Bene, abbiamo preso un'altra missioncina, eh. Adesso finiamo il giro qua e magari ne facciamo una. Allora, lì abbiamo controllato. Questo soldato lo freghiamo quel poco oro che ha. Scassiniamo in barba a tutti, che noi qui siamo i capi. Vediamo, vediamo, qui siamo forziere. Ah, per 12 d'oro, fa lo stesso. L'incantesimo sembra pericoloso. Rimani alla larga. Vai in giro con quella magia pericolosa. Sì, se vuoi prendere un piccone ed estrarre del ferro, fa pure. Ti pagherò per tutto quello che mi porterai. L'incantesimo sembra no, pericoloso. Dentro la miniera è inutile andare perché... Sta alla larga. Ci saranno solo dei minerali. Allora, facciamo una quest di quelle che ci hanno dato. Vediamo un po'. Allora, consigliamo la lettera prima. Ordan vecchio. Andiamo qui, poi viaggiamo a cavallo. Magari c'è anche qualcosa lì intorno, tra l'altro. Mi sembra una zona un po' vuota. Chissà quanti video ci vorranno per completarlo al 100%. Dove sei, cavallino? Ti sento ma non ti vedo, non so già. Allora, dobbiamo andare di qua. Ah, guarda, lì c'è una caverna. Un'altra. Un po' di lag. Allora, ai ai ai, miracolosamente non si è fatto niente. Roldan vecchio, un bel posticino, no? Non è male per vivere, eh? Mettere la firma per avere una casa qui, così, a Roldan vecchio. La locanda, qui si vede un fantasma. Lavoro per Aidis, gestisce la locanda. Un po' buggato, eh. Dovresti. Cos'è? Certe cose non cambiano mai. Grazie per avermela consegnata. Tieni, per il disturbo. 25 d'oro, barbonato. Vediamo un attimo qua dentro la locanda. Se è qualcosa di interessante oppure se è stato tempo perso. Però beh, abbiamo fatto un favore, dai. Un povero vecchio. Questa è la locanda di Roldan Vecchio. Letti puliti e bevande forti. Bada come parli. Non tolleriamo l'insolenza in questa locanda. Calmo, calmo. Tettona. Roldan Vecchia è la pietra d'angolo quasi all'altezza di quella di Donstar. Sei qui per la stanza di Tiber Septim, immagino. Vero. Durante la seconda era, Tiber Septim in persona guidò l'esercito che strappò Roldan Vecchia ai barbari del... Septim avrebbe in seguito fondato l'impero capace di unire Tamriel, ma la sua... E in questa capito. Locanda si trova il letto dove quel grande generale ha dormito nella sua prima notte come liberatore di Roldan Vecchia. È rimasto... Buon riposo, è la stanza grande con il letto doppio. Vieni da questa parte, ti mostro...
C'è Loilo che mi sta dando problemi, sta facendo laggare il gioco. La famosa stanza di Uriel VII. Fammi sapere se ti serve qualcos'altro. Allora facciamocela una dormita, qualche ora. Visto che praticamente non ha mai dormito. Che è successo? Cosa fate? Qualche porcheria qua dietro? Se bevi allora, troppo sei fuori, niente ubriachi. No, chi è questo? Ti stavo aspettando, gli altri, se... Me l'hai promesso, gli altri. Quando abbiamo saccheggiato Roldan, mi hai promesso che saremmo diventati fratelli giurati. E io ho atteso, anche mentre le frecce del nemico mi raffiggevano il petto e i loro martelli mi spezzavano le ossa, ho atteso. Dammi la tua spada, gli altri. Così diventeremo fratelli, come mi hai promesso. Troviamo la spada. L'agonio, il sapore della battaglia. Porta la spada di altri, il fantasma di Roldan vecchio. Andiamo a vedere. Allora, attiviamo la missione. Quindi qua dentro la spada. Una visita. La locanda di Roldan vecchia ha centinaia di anni. Ce l'ha la signorina? Ho cambiato le lenzuola io stessa. Mara, abbia pietà. C'è un fantasma. Vaga per la mia locanda come se questo posto fosse suo. Il fantasma sta cercando la sua spada. Una leggenda dice che Tiber Septim diede l'assalto a uno degli accampamenti nemici prima di raggiungere Roldan vecchia. Potrebbe essere là. Indicherò la posizione sulla mappa. Gli altri? Non conosco nessuno con questo nome. Però Tiber Septim aveva molti nomi. Può darsi. Fosse uno dei suoi? Dai, andiamo a cercare questa spada. Caro gli altri. Sarà in qualche caverna, probabilmente. Qualcosa del genere. Nel fortino Drudak. Siamo già stati. Vediamo, fortino Drudak. Se c'è da salire. Ah, qui è dove ci sono i rinnegati amici. Se non sbaglio, eh. Così proprio tranquillamente. La mia vecchia conoscenza dei tempi della miniera di comincerà tutto da qui. Ah sì, questo qui era quello. Nuova rivolta. Il vecchietto che era nella miniera. Il rigio sarà di nuovo nostro. Beh, è un amico. Il rigio sarà di nuovo nostro.
Il Reach sarà di nessuno nuovo vende nostro. Niente. Andiamo molto velocemente a dare la spada all'amico Yalti. Beh, fossero stati i nemici sarebbe stato un gran casino, erano in tanti lì dentro, eh. Nostro amico Fritz. Non ha neanche tirato una volta con l'arco, mi sa. Sempre solo magia. Vabbè, anche qualche mazza, qualcosa, però. Poca roba. Infatti con le armi a una mano sono ancora scarso. Forse ho preso qualche lezione. Se bevi troppo, sei fuori. Ho capito. Niente ubriachi. Ti sta. Sarà uno. Ricordi le nostre lezioni con i maestri di spada di Alcai? Prima di lasciare Roldan, lascia che ti mostri qualcosa che forse hai dimenticato. Vediamo. Ah, beh, buono. Qualche punticino. Perfetto. Ho cambiato le lenzuola io stesso. Bravo, nano. Allora, guarda, approfitterei per esplorare questa caverna. E ci sono sempre i draghi. Ma c'è anche un accampamento dei rinnegati. Una torrettina. Dove c'è tanta roba? Però andiamo a vedere la caverna. Di omicidio, non te la caverai con le chiacchiere, non dopo. Qua tocca sempre pigiare. Guardia di Africa demolita. Quell'altro là in fondo chi è? Ricettacolo. Vediamo se c'è da combattere oppure se, come nell'altro caso, sono rinnegati amici. Ma ormai non abbiamo più paura di niente. Ho sentito un rumore di Draurg. Là sopra c'è modo di andarci. No, forse in un secondo momento. Si avvicina una sfida. Salvataggio rapido prima di. Ecco, vedi che. Guardali, guardali, gli stronzi. La nostra signora Marion dove è rimasta? Fuoco.
cos'è che mi ha colpito? C'è le frecce. Carichiamoci un po' di magica. Sembra bloccato là. Ah, guardalo là, figlio di puttana. L'ho anche preso, tra l'altro. Quello dove siamo scesi. Ma c'erano dei bretoni, degli amici bretoni. Ma farina d'osso, potevo lasciarla lì. Allora, cerchiamo di capire un attimo che posto è questo, perché. Si è aperta, quindi adesso sì, qui si risale un altro. Devo tornare, devo scrivere, non mi interessa. La nostra brelina purtroppo è rimasta indietro, bloccata da qualche parte. Non avete scampo, cari Draug. Bene, saccheggiamo. Cadaveri, l'ametista che fa sempre piacere. Questi signori della morte stanno diventando abbastanza comuni, eh? Mentre prima se ne vedevano pochi, ora. Salvataggio. Beh, alla fine è diventato da una caverna un tumulo praticamente. Lui dovrebbe essersi fermato. Rubino. Massa imperiale, frecce daedriche addirittura. Non le avevamo ancora viste, eh? Queste statue non fanno più niente. Cose strane non ce ne sono. Cuori di rovo che sono
abbastanza rari. Si avvicina una sfida. Sì, di sotto, bene. Si avvicina una sfida. Eccola qua la nostra brevina. Ah beh, qua siamo all'inizio, finita quindi. Di sopra non c'è niente. No, forse non l'ho completata. Di qui dove sto andando? All'uscita. Ah, perfetto. Ah, sono bloccato. Non hai scampo. Onorerò il mio signore distruggendo se vuoi morire. Pala, ultima danza di Lord Jonrad, un altro libro, la pietra lunare, non è ancora completato, come mai? Cos'è che c'è ancora da fare? Lì si esce, se non sbaglio, sì. Boh, diamo un'occhiata veloce, poi al limite cazzi suoi. Non c'è niente, qui niente. E qui è l'inizio da dove sono arrivato. Niente. Boh, vabbè, magari c'è da tornare in un secondo momento per qualche altra quest. Dai raga, il video lo finisco qua, che sono anche stanco, fottuto, saranno tipo le 4 di notte. Troppo tempo solo di notte. Ehi tu, non so dove stai andando, ma non ti avvicinare alla miniera, non è sicura. Quale miniera? Siamo arrivati a un'antica cripta nord, è infestata da Draugr. Con quei non morti in giro non possiamo lavorare, quindi non andrei laggiù. E bene, ma sotto la miniera c'è una cripta piena di Draugr. E li ho fatti fuori. Non andremo lì finché gli uomini dello Jarl non... Ehi tu, non so dove stai andando, ma non ti avvicinare. Bene. Non andremo lì. E allora? Ma sotto la miniera c'è una cripta piena di Draugr. Non andremo lì finché gli uomini. Ehi tu! Cazzo, era una missione. Non ti siamo arrivati a. Con quei non morti in giro. Ehi, bene. È buggato. Ma sotto la miniera c'è una cripta piena di Draugr. Non andremo lì finché gli uomini. Vabbè, magari provo a tornare in un secondo momento e vediamo cosa succede. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.